Amici di TVRS, siamo venuti in un posto veramente incantato, magico. Siamo a Borgo Pace, alle mie spalle c'è un bosco, più avanti c'è una cascata, si sentono gli odori di buon cibo che sfrigola. Stiamo per assistere a un matrimonio di eccezione, perché si uniscono eccellenze marchigiane in un prodotto unico. Quello che vedete qui è Cascio Burger Fest, è il motivo per cui siamo qui. Che cosa hanno pensato gli organizzatori? Di unire la casciotta d'Urbino DOP, casciotta, attenzione, non caciotta, casciotta, questa è proprio la denominazione di origine, con un'eccellenza marchigiana, la scottona, la carne di vitellone marchigiano, anche questo IGP. Quindi è una denominazione di origine in un'eccellenza marchigiana, unite in un panino. Perché il panino? Perché è il cibo, il food street per eccellenza, destinato ai giovani, a tutti quanti coloro che vogliono, ecco, gustare qualche cosa di succulento e di gastronomicamente valido. Ci sono tutti gli elementi, c'è il pane bruscato, c'è la pancetta, c'è la cipolla caramellata, insomma l'hamburger classico, ma fatto con eccellenze territoriali. Una festa, una giornata, un pomeriggio in cui ci sarà anche ovviamente tanta carne al fuoco, ma così non può essere, ci saranno anche bevande e abbinamenti enologici importanti, sempre rigorosamente regionali, e ci sarà anche un contest divertente che vi presenteremo. Pensate, una sfida, 10 concorrenti che dovranno mangiare la bellezza di un chilo di carne, un mega hamburger gigante, e chiaramente se ce la faranno avranno a tempo a disposizione una ventina di minuti, dovranno sfidarsi e vince chi finisce per tempo oppure quello che ne mangiano di più. Insomma, un pomeriggio, una serata, ci sarà la musica, laggiù c'è un'area divertimento per i bambini, insomma una festa nella festa. E quindi noi siamo qui per raccontarvi questa giornata, possiamo dire molto particolare, ma più che particolare, succulenta. Allora, la casciotta d'Urbino DOP è una delle DOP delle Marche, quindi prodotto d'eccellenza, e che va valorizzato anche attraverso iniziative come queste, insomma va promosso soprattutto e fatto conoscere. Certo, la casciotta d'Urbino è una piccola produzione, ne facciamo solo 70 tonnellate in questo periodo, vede impegnati circa 40 allevatori e vengono prodotte da due caseifici qui nelle Marche, qui nella provincia di Pesaro Urbino. È un prodotto che ormai è da più di 30 anni che viene fatto, che ha avuto questo riconoscimento, prima come denominazione di origine e poi come DOP. Serve per valorizzare e far conoscere il territorio. Non a caso abbiamo scelto Borgo Pace, che è l'ultimo avamposto delle Marche, proprio perché intendiamo portare a conoscenza e coinvolgere il territorio su queste produzioni qua. Qui poi tra l'altro ci sono diversi allevatori che dovrebbero intervenire anche a questa festa. Diciamo che abbiamo usato un linguaggio un pochettino diverso, ci si aspetta a volte che questi prodotti DOP, IGP vengano utilizzati per delle cucine particolarmente raffinate o gourmet. Noi abbiamo scelto invece di fare il linguaggio più giovane, perché poi sono i giovani che sono il futuro, i futuri consumatori del nostro prodotto, ma quello che abbiamo fatto a questa festa è quella di chiedere a te testimonial di raccontarci, di inventare delle salse per valorizzare ancora meglio. E sono state delle belle idee, perché vanno dalla salsa a pacca sassi, quindi una salsa a mare monti, alla classica salsa al tartufo, qui siamo in zona di tartufo, e ad una salsa particolare come quella al curry. Ecco, quindi queste sono quelle che racconteremo durante il talk show. E gli abbinamenti. Allora, non so se si vede la scritta che c'è scritto lassù, c'è scritto Forta Pace Saloon. Non siamo a Kansas City, neanche nel Klondike, siamo a Borgo Pace. Borgo Pace, direi. Questo posto bellissimo. Tu sei la titolare di questo posto così. Buonasera. Nel bosco. Buonasera. E ospiti, qui siamo a casa tua, ospiti questa bella cosa del Cascio Burger Fest. Aspettiamo la prima edizione, perché ci auguriamo che ce ne siano tante altre. Quindi diciamo che questa è la prima, l'anno zero, l'anno prova.
per vedere come andrà questo festival del Cacio Burger, per promuovere cosa? La caciotta d'Urbino, che è un prodotto DOP, quindi è un prodotto DOP del nostro territorio. Ci teniamo particolarmente a citare tutto quello che è la qualità enogastronomica del nostro territorio, in primis la caciotta, quindi perché non farlo? Ecco. E devo rendere onore e merito a Coplat, Food Brand Marche, il consorzio della caciotta d'Urbino, che ha tenuto a fare questa prova importante e a non centralizzare il Cacio Burger Festival in un posto come poteva essere Fano, un posto molto accessibile. Abbiamo dato la possibilità all'entroterra di essere promotore di questa cosa, proprio per farci conoscere. Il Cacio Burger nasce da un panino che viene composto da due tipologie di prodotti molto particolari e tradizionali tra di loro, ovvero la caciotta d'Urbino e la scottona marchigiana. Allora, a questo evento abbiamo pensato anche di preparare delle salse più particolari, di conseguenza avremo quattro tipologie di salse, una al curry e cipolla croccante, una con una fonduta di caciotta d'Urbino e semi di papavero, una con la fonduta e il tartufo nero macinato, di conseguenza andiamo ad omaggiare anche un grandissimo prodotto marchigiano, ovvero il tartufo. E per ultimo abbiamo una salsa fatta con i paccasassi e della frutta secca. Così andiamo a creare sia la terra sia il mare in un unico prodotto. Allora, nell'elaborazione di questo panino andremo a mettere innanzitutto una prima parte con la salsa. In questo caso andiamo a utilizzare una salsa con il tartufo nero e la fonduta di caciotta. Lo mettiamo nell'estremità del pane. Subito dopo andremo a mettere una parte di formaggio alla base, come è usanza qui in questo territorio. Adesso in questo momento andremo a mettere la nostra carne. Subito dopo andremo a mettere delle fettine di pomodoro. Poi, come ho detto prima, andremo a mettere la caciotta d'Urbino. Poi la cipolla caramellizzata, per ultimo un po' di pancetta croccante che viene arrosolata in padella e infine andremo a chiuderlo con l'ultima parte del pane. Allora, mettere insieme due cose che già di per sé sono delle eccellenze, caciotta d'Urbino e la carne marchigiana d'eccellenza e allevata secondo crismi ben precisi, è già una battaglia vinta. Sì, sì, lo dimostra anche il risultato di questa bella serata, di questa bella iniziativa. L'hamburger che noi facciamo con questa ricetta di carne marchigiana e caciotta è un prodotto per i giovani, quindi ringraziamo anche chi ci ospita questa sera, quindi la Valentina, Chiosca Pace, Borgo Pace. Ci ha fatto molto molto piacere vedere tanto entusiasmo, insomma è molto importante credere nelle nostre eccellenze, nelle nostre qualità. Quando poi due eccellenze si riescono anche a fondere in un'unica ricetta, vuol dire che da parte delle cooperative, dei gruppi, di chi insomma nelle filiere ci crede, c'è unità di intenti e questo è
è il futuro indiscusso. Sindaco, allora, al di là del momento goliardico, divertente, della sfida del Cascioburger, comunque qui si parla di territorio, si parla di eccellenze, si parla di storia, quindi comunque benvengano queste cose. Ma sicuramente, io difatti non posso che ringraziare Valentina del chiosco Forte Apache, sempre dinamica, professionale, che porta queste belle iniziative qui a Borgo Pace, il consorzio della tutela della Casciotta d'Urbino e Bovin Marche, per averci scelto, no, come questo, come luogo per fare questa manifestazione veramente molto bella. Sentite gli odori che ci sono, no? Che sono gli odori tipici della nostra cucina, della nostra qualità, quindi poter mangiare anche un hamburger senza pensare alle grandi catene americane, ma pensando alla filiera italiana, quindi un hamburger di qualità, la gente apprezza, arriva, e quindi sono queste le iniziative che portano i nostri piccoli comuni a diventare grandi punti di riferimento per le cose gourmet e importanti. 25 minuti a cominciare da ora, 3, 2, 1, via! Dai, 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 dai! Ale, forza col tifo, forza, dai, le gruppi, dove sono le gruppi? Dovete fare le gruppi! Allora, ok, fantastico. Poi ce la faranno? Perfetto, il puro swing ha detto di sì. Insomma, ce la faranno sti ragazzi? Certo, secondo me sì. Lei tifa per? Dai, dai, allora, vediamo un po' come sta andando. Qua siamo al primo hamburger. Anche qui siamo al primo. Qua manca, abbiamo incominciato. Qua ci stiamo dando da fare. Qui c'è una finta, è sempre il primo, il secondo l'ha messo sotto, però ci sta dando da fare. Qui ugualmente stiamo combattendo. Tom Jones qui si sta dando un sacco da fare, bravo. Anche lui, primo hamburger. Primo hamburger. Allora, primo... abbiamo qui accanto a me il vincitore di questa prima edizione di questa gara di azzannamento dell'hamburger. Insomma, ti sei sparato un chilo di carne. Eh sì, bella, bella tosta. Annessi, come stai innanzitutto? Bene, la pancia un po' bella piena. Vabbè, ma il fisico però ce l'hai? Ce l'ho, ce l'ho. 20 anni, sì, 20 anni. Devo farne 21, però sì, sì, sì. Te mangi anche l'ombra anche di un la sca... Pranzo dalla nonna e stasera qua. Ma mi sembra giusto. Penso che per ora, però per un paio di giorni so a posto, e diciamo a posto. Così, so a posto, sì. Vieni da un paesino, qui vicino? San Giustino, una mezz'oretta da qua, sì, 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 sì. Vabbè, in vacanza? In vacanza. Qua sembra Borgo Pace nelle Marche. Grazie mille a Cascioburger Fest, perché è stata veramente una bella esperienza, una cosa nuova. Sì, da noi non l'abbiamo mai sentita, quindi è stato molto, molto bello partecipare, ecco, sì. Bene, degna conclusione con questo baldo giovane che se l'è guadagnata tutta la sua vittoria. E quindi, insomma, da Borgo Pace per Cascioburger Fest è tutto, e quindi, insomma, vinca sempre colui che ha la fame migliore, in questo caso lui, e quindi speriamo in tante altre edizioni per questa bella festa. Benissimo, a presto.